Il fenomeno dei macchiaioli. Il vento del realismo giunge anche in Italia subito dopo la metà del secolo e in Toscana, nei 10 anni che precedono l'Unità d'Italia, nasce e si sviluppa appunto questo movimento artistico che possiamo considerare essere il più innovativo dell'epoca. Questo movimento si sviluppa in Toscana perché il Granducato di Toscana, pur essendo sotto il controllo austriaco, si distingueva all'epoca per i modi tolleranti con cui esercitava il suo potere e al contempo favoriva anche un clima culturale tutto sommato vivace e aperto alle novità. Ed è appunto così che Firenze, la città intellettualmente più libera di quegli anni, sotto il profilo così generale, culturale, nasce il movimento dei macchiaioli, che sono appunto un gruppo di pittori che provengono da parti, da diciamo città diverse, parecchi sono toscani, ma non tutti, che si riuniscono però tutti in un unico luogo. Questo luogo non è un luogo ufficiale, cioè non è una scuola di pittura, non è un'accademia come abitualmente, almeno fino ad allora era avvenuto, ma cosa assai insolita, si tratta di un caffè. Esattamente Caffè Michelangelo, che si trovava nel centro di Firenze, in quella che si chiamava all'epoca Via Larga e che oggi si chiama Via Cavour. Caffè Michelangelo oggi non c'è più, ma al suo posto si trova una targa commemorativa che cita sia l'esistenza di questo caffè e anche la presenza al suo interno appunto di questo gruppo di pittori che possiamo considerare per l'Ottocento italiano appunto d'avanguardia. Qui si trovavano per discutere e confrontarsi su un obiettivo che era comune a tutti loro, e cioè il rifiuto e la contestazione aspra rispetto alle regole della pittura accademica. Della pittura accademica contestavano sia le forme che il contenuto, quindi non più soggetti, diciamo, ufficiali, quindi religiosi, storici, realizzati in tono così celebrativo, retorico, eroico, come si era fatto fino ad allora. Non più soggetti né mitologici né religiosi, per quanto ammantati così di cultura romantica e soprattutto una forma nuova. E quindi il rifiuto di alcune regole fondanti della pittura accademica. La rivolta contro l'accademismo e l'abolizione appunto di questi pilastri della pittura ufficiale, come ad esempio l'importanza del disegno e l'uso del chiaroscuro, in realtà diventano uno degli elementi così fondanti del gruppo. E infatti i macchiaioli sostengono che nella realtà il nostro occhio percepisce di ciò che vede solamente dei colori, colori organizzati per masse, masse che possono essere associate, giustapposte, contrapposte, ma sono comunque sempre masse colorate. Accomunati da questo atteggiamento anti-accademico e dalla volontà di aderire ai principi del realismo, quindi questo gruppo di artisti, capeggiato da quello che è considerato il pittore più importante della pittura italiana dell'Ottocento, cioè Giovanni Fattori, avvia questo rinnovamento, dando vita appunto a questo che viene definito fenomeno, esperienza, corrente, movimento della macchia. Macchiaioli è una definizione, come si può intuire, dispregiativa,
che viene attribuita alle opere di questi pittori quando per la prima volta vengono esposte, diciamo in modo ufficiale, essere viste così da un pubblico ampio, alla prima esposizione nazionale avvenuta a Firenze nel 1861. Questa definizione appare sulla Gazzetta del Popolo, ma c'è da dire che diversamente da altri così epiteti dispregiativi, in questo caso un esponente del gruppo, un pittore del gruppo che si chiamava Telemaco Signorini, accetta quasi di buon grado questa definizione, ritenendo che in fondo rispecchi in modo piuttosto realistico quello che è poi l'esito del quadro appunto di questo rinnovamento. E riferendosi a quei giorni, un po' eroici, a quei giorni un po' in cui insomma, questo rinnovamento diciamo prendeva forma, Signorini a distanza di anni scriverà in un suo così diario quanto furono piene di passione, di entusiasmo, di attività febbrile quelle belle giornate in quel piccolo e studioso cenacolo di amici. Naturalmente si riferiva alle riunioni di Caffè Michelangelo. Nasce così in modo appunto un po' quasi casuale il quadro Macchiaiolo, dove si rielabora in chiave contemporanea, nel nome di una più stretta osservanza al vero, quelli che sono alcuni dei generi tradizionali, ad esempio il paesaggio, la scena di genere, oppure soggetti anche storici, ma rivisti in una chiave completamente nuova, e anche il ritratto. Tipico esempio, ad esempio, del quadro Macchiaiolo è un dipinto che si trova anche sul manuale, e cioè il chiostro di Giuseppe Abbati del 1860. È un quadro interessante che si può prendere proprio come esemplificazione, come dipinto emblematico, diciamo rappresentativo delle caratteristiche così peculiari di questo movimento, poiché qua si ritrovano le costanti dei dipinti di questa corrente, che possiamo elencare molto così semplicemente, e cioè il colore steso per ampie campiture di tinte elementari, l'impressione generale di solidità che si acquisisce guardando il quadro, la tendenza a semplificare le forme e ad eliminare i dettagli, la percezione che si ha di una composizione massiccia e molto strutturata, e poi infine con la rappresentazione di soggetti contemporanei, quotidiani, potremmo dire qualsiasi, e poi aggiungiamo anche senza storia, cioè senza una particolare significanza. Altri componenti del gruppo, oltre a Giuseppe Abbati, sono ad esempio Raffaello Sernesi, che dipinge tra gli altri tanti, ecco, un quadro che si intitola Tetti al Sole del 1860, che sta a Roma, la Galleria d'Arte Moderna, 60-61, perché molti di questi sono quadri non datati, quindi le date, diciamo, sono un po' attribuite, sono un po' così all'incirca. E Tetti al Sole, non c'è bisogno di darne una descrizione, poiché vale per questo la stessa descrizione che si è data per il chiostro. Questo per dire come erano in sintonia, ecco, così gli stili e così le poetiche di artisti anche appunto diversi che però partecipavano a questa stessa così tensione verso il vero. Altro artista del gruppo è Telemaco Signorini, già citato, artista molto interessante poiché diciamo approfondisce il tema
del sociale, il tema che un po' della scena di genere rivisitata. Ad esempio, dipinge l'interno di un manicomio, manicomio fiorentino, cioè la sala delle agitate al Bonifacio, 1866, che è anche sul manuale. E sicuramente è un soggetto nuovo, inusitato. Avevamo già visto come Géricault aveva dipinto gli alienati, ecco, con uno spirito probabilmente diverso, perché qui non si tratta di una così lettura, diciamo, della singola patologia, non c'è una volontà scientifica, come era nel caso di Géricault, quanto piuttosto una così intento di carattere sociale e piuttosto eventualmente moraleggiante. Ecco, però il tema è comune, cioè la malattia mentale e le frange sicuramente più emarginate della società. Altro dipinto molto interessante di Telemaco Signorini è Il bagno penale di Portoferraio del 1894, che mostra l'interno di un carcere, che questo è un tema completamente nuovo. E ancora La toeletta del mattino, 1898, questo è anche sul manuale, che è l'interno di una casa di tolleranza in cui ci sono le prostitute che si imbellettano, che si preparano, che si vestono, eccetera. E Telemaco Signorini è anche il celebre paesaggista di diverse vedute di cittadine scozzesi. La più famosa è la veduta di Leith, 1881, nella quale compare un grande cartellone pubblicitario. E anche questa sicuramente è una grande novità ed è una ripresa così del vero, così come si presenta agli occhi. Altra sensibilità, una sensibilità più intima, più domestica, più lirica, viene mostrata da Silvestro Lega, un forlivese che dipinge tra gli altri Il pergolato, 1866, è sul manuale. E che sta a Brera, tra le altre cose, ma anche Il canto dello stornello, 1867, che è invece alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze, cioè Palazzo Pitti, in cui in questi dipinti di Silvestro Lega si racconta con un tono intimo, lirico, molto partecipato, la vita tranquilla, piccolo borghese della provincia toscana che Silvestro Lega aveva a lungo frequentato. E Lega ci dipinge proprio questi interni domestici, restituendoci il clima anche sentimentale dell'epoca. Ecco, se il movimento dei macchiaioli si sviluppa in un arco cronologico tutto sommato abbastanza breve, che va dal 1855 fino circa agli anni 70 dell'Ottocento, va però detto che il suo influsso perdura molto più a lungo e arriva fino agli inizi del Novecento. Gli artisti citati fino adesso sono sicuramente artisti notevoli e poi ne ho citati solamente alcuni perché sono veramente tanti gli artisti macchiaioli o che comunque hanno una fase macchiaiola. Ma sicuramente il più significativo di tutti quelli che possiamo considerare un po' il capogruppo è il livornese Giovanni Fattori, che non a caso abbiamo tenuto per ultimo. È un artista anche particolarmente longevo perché vive 83 anni, nasce nel 1825 da una famiglia non particolarmente benestante, insomma, e muore nel 1908. Ed è la personalità più brillante del gruppo. Fattori ha una formazione tradizionale, accademica,
ma entra fin da molto giovane, intorno ai 20-25 anni, a contatto con il gruppo di artisti di Caffè Michelangelo e in particolare con l'ideologo del gruppo, che si chiamava Diego Martelli, amico di tutti gli artisti e personaggio di così intelletto molto vivace, molto brillante. Con Diego Martelli sviluppa anche un'amicizia personale molto lunga e profonda e diciamo questo ed altri fatti, insomma, lo portano ad unirsi sinceramente a questo gruppo di giovani artisti. E si unisce a loro in quella che lui definisce la guerra all'arte classica. Per classica poi si intende all'arte romantica, insomma, all'arte ufficiale. Ciò che anima Fattori è la stessa volontà che alimentava Verga, cioè fare del puro verismo, fare studi di animali e di paesaggi, come diceva Fattori, e tentare, cito le sue parole, di mettere sulla tela tutte le sofferenze fisiche e morali di tutto ciò che disgraziatamente accade. E questo è straordinariamente in sintonia col tema verghiano della sofferenza degli umili, del lavoro, come riscatto e anche come condanna dei poveri. Lo vediamo chiaramente in Verga, nei Malavoglia, nella novella di Nedda e insomma un po' in generale, ecco, vabbè, altri infiniti punti, insomma, dell'opera verghiana. Fattori rappresenta, come diceva lui, gli italiani di fatica e di leva. Di fatica che cosa significa? Significa quelli del mondo contadino. E di leva vuol dire quelli del mondo militare. E quindi Fattori diventa il grande cantore dell'ambiente rurale e dell'ambiente militare. L'ambiente rurale, dove il duro lavoro dei campi, unisce uomini e animali in un comune destino assai misero. E appunto delle guerre del Risorgimento, in cui le scene mostrano i soldati che ignari vanno a combattere, non sanno neanche loro per quale motivo e vengono mandati a morire senza spesso un piano strategico chiaro e senza una ragione. In che cosa la pittura di macchia si discosta dall'impressionismo? L'impressionismo, anzitutto, diciamo che nasce in Francia in un periodo successivo, 1874. Questi due movimenti si discostano per diciamo, due aspetti preponderanti, cioè la pittura di macchia ha una consistenza corposa, materica, che è molto diversa dall'aspetto evanescente dell'impressionismo. E unitamente la pittura di macchia ha delle finalità sociali e a volte moraleggianti che sono assenti nell'impressionismo. Tornando a Giovanni Fattori, vediamo alcune sue opere. La prima opera è Campo italiano alla battaglia di Magenta del 1861-62, che tratta un episodio della seconda guerra del Risorgimento, seconda guerra d'indipendenza 1859, quando i francesi vincono gli austriaci a Magenta. Magenta in provincia di Milano, nella campagna lombarda, diciamo. E per dipingere questa ampia distesa, così tipica appunto di questa
zona solamente interrotta in qua e là dallo spuntare di qualche pioppo, addirittura Giovanni Fattori fece un viaggio proprio per visitare queste terre. Fu effettivamente il viaggio di nozze che lui fece in occasione del suo primo matrimonio. E nel dipingere questo soggetto, Giovanni Fattori scelse non tanto il culmine della battaglia, quanto il momento nel quale vi è il ritorno dei feriti. E quindi così un momento sicuramente non eroico, non retorico, un momento di grande verismo. In questo dipinto ci sono ancora sia il disegno che il chiaroscuro, e quindi possiamo considerare il dipinto ancora accademico per quanto concerne sì, diciamo gli strumenti, ecco, utilizzati, ma sicuramente il tema, il contenuto è già quello fattoriano, è già quello macchiaiolo. E molto interessante è la presenza del carro con le due monache che raccolgono i feriti senza distinzione, diciamo, di nazionalità rispetto agli stessi, per cui vengono raccolti quelli dell'una e quella dell'altra parte. Interessante anche la figura dell'ufficiale a cavallo sulla collina, che viene ripreso di spalle. Questo dà alla composizione un senso appunto di un'impressione appunto di realismo e di verismo. La luce è un aspetto importante, come pure altro aspetto importante è quello della prospettiva del paesaggio, del senso infinito di paesaggio dato dallo scandire dei pioppi. E poi dallo sfondo in cui si intravede in lontananza, così le tracce, insomma, di un abitato. Interessante anche ricordare che Visconti, famoso regista, nel 1954 realizzò un famoso film che si intitola Senso e riprese vari dipinti ottocenteschi, tra i quali anche il Bacio di Hayez, che tra l'altro ricordo riprende sempre un momento di questa seconda guerra d'indipendenza, e riprese in una scena anche questo dipinto di Fattori, cioè sempre la battaglia di Magenta. Altro dipinto interessante di Fattori è dipinto completamente diverso e già pienamente macchiaiolo, cioè la Rotonda di Palmieri del 1866. È una piccola tavola in legno che si trova a Firenze alla Galleria d'Arte Moderna, quindi a Palazzo Pitti, che presenta un soggetto, diciamo, totalmente così quotidiano, e cioè un gruppo di donne, tra le quali probabilmente c'è anche la moglie di Fattori, che compiono i bagni, diciamo, di aria così di mare, appunto presso questo stabilimento balneare che si chiamava appunto Rotonda di Palmieri. La cosa interessante è che in questa piccola tavoletta l'impressione è che lo spazio sia in realtà molto, poiché l'artista suddivide tutta la composizione in orizzontale, in tante fasce sovrapposte, prima diciamo in primo piano quella sabbiosa, e poi c'è la parte della sabbia illuminata dal sole, poi c'è il mare, la roccia, l'orizzonte e infine la tenda. La composizione poi delle donne è strutturata in modo da così restituire volumi molto solidi e tra l'altro anche molto ben calibrati, quindi disposti
in un modo molto equilibrato, molto ordinato, non con una banale simmetria, ma con un perfetto bilanciamento, sia per quanto riguarda le masse che per quanto riguarda le cromie. Interessante è anche in questo caso, diciamo, l'aspetto della composizione in orizzontale, quindi lo sviluppo maggiormente orizzontale che non verticale del dipinto. Altro dipinto fattoriano, che questa volta invece tratta il tema appunto degli italiani di leva, cioè delle guerre sempre del Risorgimento, è il quadro che si intitola In Vedetta del 1872 circa, dove vediamo tre soldati che fanno la guardia, che appunto fanno da vedetta, da sentinella, attorno ad un muro bianco sperduto in una landa desolata dove peraltro non c'è traccia di nemico e non c'è traccia di azione bellica. Cosa interessante qui è l'essenzialità dei volumi, i forti contrasti, diciamo, cromatici tra così l'uso anche di pochi colori fortemente contrastanti, la prospettiva che viene data dal muro che attraversa in obliquo tutta la composizione e il senso che si coglie di inutilità della guerra, di non consapevolezza di ciò che si sta facendo, e la netta sensazione di una così diciamo visione antieroica, totalmente antiretorica rispetto alla guerra e della vita di questi soldati che si svolga con un seguito interminabile di giorni, giorni tutti uguali e quindi traspare dal dipinto un senso di noia, di lentezza, di silenzio e di solitudine, un senso di immobilità. Sono tanti giorni senza storia. In questa landa assolata, davanti a questo muro deserto, contro questo cielo blu intenso. Ancora, diciamo su un tema fortemente caro a Fattori è Bovi al carro del 1867, sempre conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze, sempre dentro Palazzo Pitti. Ancora dedicata appunto al tema del lavoro dei campi, il duro lavoro dei campi, un dipinto tipicamente fattoriano, cioè sviluppato anche questo in orizzontale. È geniale l'idea di Fattori di collocare il contadino con i buoi e il carro in modo asimmetrico, diciamo sulla destra del dipinto per lasciare nella parte sinistra luogo al viottolo infangato e al resto di questa campagna così aspra, così cruda, che termina con quella sorta di dirupo. È un paesaggio ampio che si coglie così l'uomo e gli animali con il duro lavoro, diciamo, da questo paesaggio traggono così il loro nutrimento. La prospettiva è data dal viottolo e c'è un perfetto equilibrio delle masse, poiché diciamo, il volume costituito dal contadino con i buoi viene completamente bilanciato da quella così montagna che costituisce il perimetro, il limite, invece così nella parte opposta del dipinto.
Si è parlato spesso del pessimismo fattoriano. Fattori conclude la sua vita, così diciamo, in una sorta di pessimismo cosmico, ecco, ritenendo che la natura e gli eventi flagellino la terra e con la terra flagellino anche il destino degli uomini. E negli ultimi anni l'artista proprio manifesta chiaramente questa sua visione dicendo che non ha più alcun tipo di speranza, alcun tipo di aspettativa rispetto alla società presente. E probabilmente, come tanti altri suoi contemporanei, aveva visto così tradite le aspettative anche rispetto alle guerre del Risorgimento, anche agli ideali del Risorgimento che non aveva visto, insomma, coronati dalle aspettative così volute. E se così vogliamo tradurre questa visione così desolata e pessimista dell'ultimo fattore in un dipinto, possiamo certamente fare riferimento al celeberrimo Staffato. Lo Staffato è un quadro del 1880 circa, che sta anch'esso conservato a Firenze, alla Galleria d'Arte Moderna, e che rappresenta un cavaliere che stava procedendo in un su così uno stradello desolato così in una campagna desolata e solitaria, quando uno sparo, spaventando il cavallo, lo ha fatto imbizzarrire e il cavallo ha disarcionato il cavaliere. Il cavaliere, però, invece di cadere da cavallo, rimane imprigionato con un piede nella staffa e viene trascinato dal cavallo, che parte imbizzarrito in una corsa sfrenata, e Fattori appunto dipinge il cavallo al galoppo che si trascina, il povero corpo del cavaliere che cerca con le mani di afferrare così il fango del viottolo, ma naturalmente, ecco, l'unico risultato che ottiene è quello di lasciare sul terreno alcune tracce di sangue. Si sta presentando un dosso e molto presto il cavallo scomparirà dietro al dosso e di questa tragedia non rimarrà se non quella piccola, quasi invisibile traccia sul terreno. E quindi ecco, diciamo, la rappresentazione di un dramma umano, un dramma dell'individuo che diventa però così la rappresentazione di un dolore universale che si consuma in questa natura silenziosa, mentre il contesto rimane indifferente. Quindi il dolore del singolo diventa dolore universale. E il paesaggio, il contesto, la natura non partecipa. Qui la natura non è più una natura matrigna come era, così diciamo, nel contesto così degli artisti romantici, è una natura, indifferente. Ed è una nuova visione più moderna e probabilmente ancora più tragica.